Gentili telespettatori, buona giornata. Zanda del PD risponde a Salvini: nessuno vuole svendere gioielli di Stato. Che cosa è successo? Che Zanda del PD ha ipotizzato: possiamo ipotecare i beni dello Stato, come ad esempio l'oro della Banca d'Italia, il Colosseo, Palazzo Chigi, Palazzo Madama, non lo so, Fontana di Trevi. Ecco, ipotecare le proprietà artistiche e monetarie dello Stato. Attenzione che l'oro della Banca d'Italia, valutato in 2450 circa tonnellate d'oro, ha un valore di 115 miliardi, più vabbè, le opere d'arte, non so, volete stimare la Fontana di Trevi o il Colosseo, hanno valore inestimabile, però ci sono palazzi come Palazzo Chigi, la Presidenza del Consiglio da ipotecare, pensate un po', o i castelli, vabbè. Però, attenzione, i beni dello Stato è come una famiglia quando ricorre a ipotecare le catenine d'oro che ha in casa, quando è proprio alla frutta. Quindi ipotecare i beni dello Stato di fronte agli occhi del mondo sarebbe come far vedere che siamo arrivati alla frutta. Immaginatevi i titoli sui giornali: l'Italia ipoteca il Colosseo, Fontana di Trevi ipotecata in garanzia, non so, al Fondo Monetario Internazionale. Attenzione, poi c'è il rischio anche, visto che è un'ipoteca in caso di fallimento dello Stato italiano, che non è che siamo troppo lontani, siamo già tecnicamente falliti, cioè ci manteniamo facendo debiti per pagare altri debiti, quindi matematicamente siamo già anche falliti, anche se nessuno lo vuole ammettere. Le finanze sono sane, ma quale sane, ma che dite? E così in un'eventualità di un fallimento effettivo dello Stato, la dichiarazione di fallimento, i beni ipotecati vengono poi sottratti, perdiamo l'oro, perdiamo, cioè capite che è la fine dello Stato. Quindi Zanda, cioè, risponde a Salvini, perché Salvini ha detto giù le mani dall'oro e dai beni dello Stato. E così lui, Zanda, risponde proprio a Salvini scrivendogli: illustre senatore Salvini, non ho nessuna intenzione di alimentare inutili tensioni politiche. Ho letto però una sua dichiarazione nella quale lei mi attribuisce la volontà di svendere i gioielli di Stato italiano. Come lei sa benissimo, io non ho mai né pensato né detto di voler vendere o tantomeno svendere alcunché. Sostenere il contrario, come lei ha detto, è falso. Così il tesoriere del PD, Luigi Zanda, si rivolge a Matteo Salvini dopo le polemiche del leader leghista sulla proposta del senatore Dem lanciata oggi in un'intervista. E poi aggiunge: le scrivo ugualmente perché confido che in una fase così tragica della nostra storia anche lei come me possa preferire un confronto civile a una guerriglia a colpi di notizie false. La questione che questa mattina ho voluto porre su un grande quotidiano nazionale è particolarmente seria. Su Repubblica l'ha scritto, scrive ancora Zanda: molto presto l'Italia si troverà di fronte alla necessità di disporre di risorse ingentissime che nessuno ci regalerà per impedire disastrosi fallimenti e una drammatica disoccupazione, per aiutare famiglie, imprese, lavoratori, artigiani, commercianti, professionisti, operatori turistici, la cui attività sono state e sono tuttora colpite dalla malattia. E poi aggiunge: serviranno tanti soldi, tanti soldi, e nelle condizioni della nostra finanza pubblica per averli dovremmo poter prestare al sistema bancario adeguate garanzie, che per esempio potrebbero essere rappresentate dal patrimonio immobiliare pubblico. Questa è l'ipotesi che ho prospettato e che è ampiamente discutibile. Basta farlo con spirito di verità, perché dare in garanzia è cosa molto diversa dal vendere o dallo svendere. Naturalmente, se lei avesse idee migliori, sarebbe molto utile che lei le esprimesse pubblicamente, conclude Zanda. Quindi Zanda, che ha già avuto problemi in passato con Salvini, se voi cercate su Google li trovate, prima di tutto, in maniera molto politica, gli sta dicendo: voglio un confronto civile, come dire, io voglio un confronto civile, tu probabilmente lo vuoi un confronto incivile, perché dicendo così a una persona
Dice come? Mi dice un confronto civile, perché cosa stai insinuando? Quindi già dicendo preferisco un confronto civile, sta dicendo io sono civile e tu no. E poi dice e non voglio una guerriglia a colpi di notizie false. Quindi secondo lui Matteo Salvini sta diffondendo notizie false. E poi alla fine gli dice la stoccata, beh, se lei ha idee migliori me le faccia sapere, come dire, vediamo se tu tiri fuori delle idee migliori. Allora, quello che dice Zanda è una possibilità, ipotecare il patrimonio immobiliare, palazzi, castelli, monumenti, però capite che di fronte al mondo, l'Italia che ha ipotecato la presidenza del Consiglio, è un po' come se gli Stati Uniti si ipotecassero la Casa Bianca, la Francia si ipotecasse la Tour Eiffel, l'Inghilterra il Big Bang, capite? La Spagna la Sagrada Famiglia, non so, capite che non ha. Bisogna trovare un'altra soluzione, caro Zanda, non si può ipotecare il sistema immobiliare. E poi, secondo voi, chi comprerebbe dei titoli di Stato sapendo che per emettere quei titoli di Stato si è ipotecato il Colosseo? Capite che già facendo una mossa del genere, le società di rating che già ci reputano economia spazzatura in questo modo, quindi sarebbe ancora peggio. Quindi sicuramente possiamo dire che quella di Zanda è un'ipotesi, è una proposta. Naturalmente bisogna vedere se si troverà qualcosa di meglio. Intanto continua la solita emergenza rifiuti a Roma, che dicono rifiuti sono infetti, quindi l'AMA minaccia pure di scioperare perché i netturbini non vogliono più raccogliere la spazzatura, tra parentesi, come se prima la raccogliessero, diciamo così. Quindi i lavoratori chiedono maggiori garanzie, ma forse la prima garanzia sarebbe quella di lavorare bene a Roma e raccogliere la spazzatura e tenere la città come deve essere tenuta una città. E forse poi magari possiamo parlare di sciopero, perché lo sciopero di un'azienda che non riesce a raccogliere i rifiuti per diversi motivi mi sembra un po' fuori dalle righe, però questo è quello che succede in Italia. L'AMA, con i problemi che ci sono a Roma di montagne di spazzatura, vuole fare sciopero perché i rifiuti potrebbero essere infetti. Quindi è a preoccupare la disposizione dell'Istituto Superiore di Sanità sul trattamento dei rifiuti per chi è in isolamento. Quindi un'emergenza nell'emergenza. L'AMA, azienda capitolina che si occupa, tra virgolette, della raccolta dei rifiuti, è sul piede di guerra. Quindi i sindacati sono riuniti da giorni in un tavolo per chiedere certezze sulla sicurezza degli operatori. Vorrebbero che si avviasse una nuova organizzazione del lavoro, a cominciare ad esempio dagli spogliatoi, dove si dovrebbe garantire un ingresso contingentato e dei mezzi di protezione più idonei, mascherine e guanti che al momento scarseggiano. Beh, sicuramente la prima cosa da fare è quella di dargli mascherine come tutti quelli che vanno in giro e i guanti come minimo i guanti. Quindi siamo dentro una parodia grottesca, no? Le montagne di rifiuti a Roma, che non si sa come uscire fuori da questa emergenza, quindi già è in emergenza Roma sui rifiuti, in più arriva l'emergenza nell'emergenza perché non gli danno le mascherine, non gli danno i guanti. Capite che è tutta una cosa grottesca se volete vederla dall'esterno. E questo lo scrive anche Il Tempo, che a mettere in agitazione è la nota dell'Istituto Superiore di Sanità, diffusa un paio di settimane fa. Raccomandava per chi fosse in isolamento o in quarantena di non fare la raccolta differenziata dei rifiuti, ma di gettarli in diversi sacchi. Rifiuti che vanno trattati dunque in modo speciale e che richiedono una raccolta da parte di personale specializzato. Il problema è che nessuno sa quante utenze nella capitale siano sottoposte a tali misure. Voci non ufficiali parlano di circa 30.000, ma non c'è certezza. Sono notizie ufficiose. Ufficiose perché ad AMA non sarebbero state comunicate dall'AS 1 le utenze da far trattare a ditte specializzate. Ma immaginatevi, già non si raccoglie la spazzatura, adesso mandiamo una ditta specializzata in tenuta da spaziale per andare a raccogliere la spazzatura porta a porta. Porta a porta praticamente con persone che sono positive, è una roba assolutamente
Cioè, sarebbe da fare, ma la vedo impossibile in quanto non sono capace di raccogliere la spazzatura perché non sanno dove buttarla, i mezzi vecchi, non ci sono dischi, quello che volete, comunque la spazzatura marcisce in strada e mandano una ditta specializzata porta a porta sapendo gli indirizzi di tutto, immaginatevi, no? Quelli che devono fare tutto il giro di queste persone che ci vuole, so, 10 anni solo per fare il giro di un giorno, perché immaginate 30.000 posti, voi dovete mettere col navigatore la via di questo signore, andare lì, scendere, sacchetto, poi metti l'indirizzo dell'altro del 29.998, poi del 29.997, per fare una raccolta così è impossibile, una raccolta porta a porta, che poi non è un porta a porta che tu dici faccio tutto questo palazzo, poi faccio tutto questo palazzo, no, tu devi andare all'indirizzo di 30.000 persone a uno, è qualcosa di non fattibile assolutamente. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.